Dopo 2 anni rinnovato il protocollo d'intesa tra Regione Marche e CEM, la conferenza episcopale marchigiana per valorizzare gli oratori. Vediamo di cosa si tratta. Il pallone, la chitarra, il campeggio, le letture non sono cose d'altri tempi a quanto pare. L'oratorio continua a formare generazioni di ragazzi e a questa realtà viene riconosciuto un ruolo educativo importante, tanto che è stato rinnovato l'accordo tra la Conferenza Episcopale Marchigiana e la Regione stipulato 2 anni fa. La firma a Colle Ameno prevede un incremento dei contributi da parte della Regione da 450 a 600.000 euro per favorire la nascita degli oratori. Si rinnova questo protocollo che in questi 2 anni ha dato dei frutti molto importanti, perché sono stati avviati 25 progetti per la formazione di formatori che devono poi lavorare a contatto con i giovani per alimentare la loro capacità culturale, la loro capacità di conoscenze. Importante il dato del Fermano, dove dopo la prima firma gli oratori sono passati da 3 a 47 con il coinvolgimento di circa 300 operatori. Noi puntiamo oggi non soltanto per quanto riguarda l'oratorio sulla figura del sacerdote, direttore dell'oratorio, ma soprattutto puntiamo sulla formazione di giovani e famiglie che si dedicano alla formazione a loro volta delle nuove generazioni. Stigmatizzando gli scontri avvenuti durante l'incontro Fermana-Ancona, Monsignor Luigi Conti riporta l'attenzione sulla formazione attraverso attività sportive. È solo un esempio molto recente, ma si moltiplicano questi esempi in cui la tifoseria in qualche modo rischia di andare oltre le righe. Noi cerchiamo di offrire ai giovani l'educazione allo sport.